Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò, interi paesi rasi al suolo. La disperazione poi dei sopravvissuti vivrà nel mio animo. Cittadini superstiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato, mi hanno detto, vede, i soldati e i carabinieri che si stanno prodigando in un modo ammirevole e commovente per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare. 23 novembre 1980, ore 19:34. 40 anni fa la tragedia che spazzò via vite, ricordi, affetti, una ferita profonda che lacerò l'Irpinia, ma non riuscì mai ad abbattere l'orgoglio di un grande popolo, lo stesso popolo che si rimboccò le maniche e che con grande sacrificio e dolore guardò avanti, alzò la testa e iniziò a ricostruire tassello dopo tassello il presente e il futuro, anche in nome delle tantissime vittime sepolte dalle macerie. Oggi l'Italia ricorda quel giorno buio e non manca il ricordo ancora indelebile di Clemente Mastella. Era San Clemente, ero a casa al quarto piano in via Calandra con alcuni amici venuti a farmi gli auguri. Poi, alle 19:34, uno spaventoso boato, la tragedia del terremoto. Lentamente spiega il sindaco di Benevento e con preoccupazione per il buio ed eventuali ponti caduti ci avviamo con Sandra e i miei figli verso San Giovanni. Riuscì a telefonare per quei 5 minuti che il telefono funzionò a Demita e concordammo che lui e gli altri parlamentari avellinesi restassero nei luoghi del disastro ed io a Roma, dove il giorno dopo alla Camera dei Deputati intervenni per chiedere immediati interventi. Migliaia di morti, tanti amici che pochi anni prima, nel 76, mi avevano sostenuto e letteralmente ricordo oggi con riverenza quei morti e mi unisco al dolore delle loro famiglie. Ed è proprio in occasione del 40° anniversario dal terremoto che anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, Maria Angelina D'Agostino, ha voluto ricordare con tutto il personale il triste evento con un minuto di raccoglimento svolto nel piazzale della sede centrale. I Vigili del Fuoco di Benevento ebbero un ruolo attivo nel soccorso alle popolazioni con la realizzazione di un campo base nell'Alta Irpinia. La preziosa opera dei Caschi Rossi fu riconosciuta e premiata dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini con una medaglia d'oro. Il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.